La rassegna stampa è offerta da... Sabato 16 marzo, buongiorno a tutti, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Apriamo come sempre con il Messaggero, Senato, stop del Colle, a Monti, fumate nere nelle votazioni per le due Camere, veti incrociati verso una doppia presidenza PD, Berlusconi fuori da trattative ma un governo ci vuole, gli avvocati a Brescia, i suoi processi, ex parlamentari, Cosentino in carcere, De Gregorio, Tedesco e Nespoli ai domiciliari, in retroscena, Bersani nel bunker, prova a resistere, non vedo altre strade, linea al debutto, la priscatole per scardinare il palazzo. Il discorso di Francesco Cardinali, basta pessimismo, siamo vecchi, diamo speranza ai giovani, il Papa della nuova casa, troppo grande per me. Bergoglio, c'è posto per 300 persone, il Vaticano mai compromesso con Videla. La Gazzetta del Mezzogiorno, lo stallo, la roulette delle camere, Montecitorio, Dell'Aio e Franceschini, Palazzo Madama, Finocchiaro, Vendola, sia un grillino, ipotesi Monti al Senato, stop del Quirinale. Giornata decisiva dopo le fumate nere di ieri, Berlusconi esce dall'ospedale, bisogna fare un governo. San fuoco in emergenza, sindacati dei balneari sul piede di guerra, il mare non dà tregua, crolla la scogliera, il quarto smottamento in appena un mese, giustizia, Bari, immunità scaduta, Tedesco va ai domiciliari, Cosentino si consegna in carcere a Secondigliano, arresti in casa anche per De Gregorio e Nespoli, ex assessore regionale avrebbe gestito nomine e appalti, lavoro, gli operai dell'Ilva, vigileremo sull'Aia, e i 1000 dipendenti della Bridgestone si preparano al confronto con i giapponesi, esuberi scongiurati, ma resta il nodo inquinamento. Verso la nuova giunta, Puglia, tra Nichi e PD, c'è area di armistizio, La Torre, ma lui sbaglia sul rimpasto. Il Vaticano, proteste la gente della dittatura, non cediamo al pessimismo, il Papa carica i cardinali. Passiamo alla Gazzetta di Lecce, Benendugno, disastro erosione, crolla la scogliera, ennesimo cedimento del costone lungo il litorale nord di San Foca, è il quarto episodio in un mese. Palazzo Carafa, cura dimagrante per gli stipendi dei dipendenti, ieri il confronto fra Perrone e i sindacati. Copertino, scippatore distratto, acciuffato a Nardò. Campi Sarentina, va nelle ricerche dei due scomparsi, ora spuntano anche gli sciacalli. Disagi tra Nardò, Copertino e Galatina, 12 pali iene nel Telecom, segati dai ladri di rame. Infine chiudiamo con il nuovo quotidiano di Puglia, i corridoi della vergogna, migliaia di pratiche in attesa, cantieri fermi, così la burocrazia uccide l'economia. Regione, il caos rimpasto, uscite e veleni, trattative non stop, per una giunta, Minervini merita lo strappo e Maniglio dice, serve umiltà. Il voto? 1. Guerra preside prof, sospensioni, denunce e richieste del PM, la parola passa ai GIP. Decine di carabinieri hanno setacciato le campagne, scomparsi la procura, indicherà per omicidio. La trattativa a Lecce, stretta sui conti, rifiuti, ora tagli per 2 milioni. A prima pagina, il Papa in piazza San Pietro, i fedeli in fermento, pronti a partire per il primo Angelus. Dalla Puglia saranno in molti a recarsi a Roma. L'intervista, novità della continuità, sarà parroco del mondo. Il cardinale De Giorgi, ci siamo conosciuti nel 1966. Regione del caos, Vendola annulla il vertice, il PD, parola al gruppo, anche Minervini, pensa al no, i democratici, il governatore scelga gli assessori tra i consiglieri. L'intervista alla giunta nominata da Nichi non è la migliore e lui lo sa, parla Maniglio, serve più umiltà di tutti per dare un futuro alla Puglia. Lo scandalo sanità, l'ex assessore tedesco agli arresti domiciliari sono stati eseguiti ieri con la fine della legislatura, due ordini di custodia cautelare respinti dal Senato. Le facce della crisi, le aziende vendono il credito, per avere liquidità le imprese ricorrono al factoring, affidandosi a società di riscossione. La pagina di Lecce, la sfida, capitale della cultura, 6 mesi per convincere l'Europa, nasce il comitato promotore, dossier entro settembre per la prima selezione. Ambiente, si muove il comune, controlli a tappeto sulle discariche. La squadra dall'università agli altri enti, possiamo vincere facendo sistema. I corridoi della vergogna ingorgono negli uffici e la burocrazia blocca l'economia, centinaia di faldoni, permessi edilizi, in attesa. Il caso, la provincia ci manda via, riassume e riparte da zero. La rabbia dell'ingegnere, chiederò giustizia al TAR. E ora lo sport, il calcio, Pia pronto per il finale di stagione, la carica degli attaccanti, da qui alla fine del campionato ci aspettano 7 finali, il brasiliano aveva subito un infortunio muscolare a febbraio nella gara giocata a Monza contro la Tritium. Anniversario a Lecce, 105 anni di storia calcistica, vincere a Portogruaro per festeggiare. Su Tirol, Pfeiffer, meriteriamo di stare fra le prime della classifica. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...